Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Essere o apparire? Vediamo un po' come il Vangelo ci aiuta a scandagliare e liberare la nostra interiorità. Il testo inizia con una seria messa in guardia da parte di Gesù. Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. Chiaramente il Signore ci mette in guardia dall'ipocrisia. Avete sentito? Divorano le case delle vedove, ma ostentano lunghe preghiere. Ma soprattutto mette in guardia dalla logica dell'apparenza. Ciò che conta è apparire, pensando che la nostra vita valga se gli altri si accorgono di noi e valga a seconda del ritorno d'immagine che abbiamo. Insomma, non conta ciò che siamo, ma ciò che mostriamo. Possiamo persino arrivare a servirci delle cose di Dio come sgabello del nostro io. Miei cari, è un rischio serio che riguarda tutti, nessuno escluso, specie nella nostra epoca dei social network, che offrono la possibilità di mettersi in vetrina e offrire un'immagine di sé perfetta, invidiabile. E così, presi dai like, si può arrivare a vivere una vita molto superficiale, dove l'apparire fa perdere di vista l'essere. Pensate che la smania di ottenere visibilità può arrivare al punto da essere addirittura definita in psicologia come una sindrome, la sindrome di Erostrato. Gli storici narrano che questo giovane pastore voleva diventare un sacerdote della dea Artemide nell'antica Grecia, nel tempio di Efeso, ma non poteva perché non faceva parte di una dinastia sacerdotale. Allora cosa fece? Il 21 luglio del 365 a.C. di notte si intrufolò nel tempio e gli diede fuoco. Arrestato, dichiarò il motivo di questo gesto: passare alla storia come colui che aveva distrutto il tempio della grande Artemide. Insomma, la sua mano era stata mossa dalla fame di gloria, dalla vana gloria. Ora, miei cari, questo è un caso serio, al limite del patologico, dove pur di emergere si arrivano a compiere delle scelleratezze. Ma ritornando un po' alla vita quotidiana, dietro la ricerca di sé e della propria immagine, cosa c'è? In genere c'è una grande immaturità. Oltre a una dimensione egoistica che porta a cercare e coltivare il piacere per il complimento ricevuto, come se quello definisse il nostro valore, il punto è che si è fondamentalmente insicuri, non si ha una solida autostima, anzi, si coltiva un latente sentimento di inferiorità e si cercano conferme dall'esterno, arrivando a dipendere emotivamente dagli altri. E talvolta si ricorre anche a una maschera, a una sorta di personaggio immaginario per far credere, agli altri o a se stessi, che siamo persone di successo, importanti, riuscite. E questo conduce a una vita infelice. Perché? Perché devi mostrarti sempre coerente al personaggio che hai creato, fatichi a prendere contatto con te, con i tuoi bisogni, con i tuoi limiti, ad ammettere anche i tuoi errori e fallimenti, con il rischio di poter scoppiare da un momento all'altro. In conclusione si potrebbe dire che ogni finzione è il riflesso di una mancanza, di un fallimento, di un rifiuto interiore di noi stessi. Non a caso si è arrivati a coniare un'espressione popolare: dimmi di cosa ti vanti e ti dirò di cosa sei privo. Ecco perché, miei cari, Gesù ci invita a guardarci bene da tutto ciò. Non vuole che la nostra vita sia una parata, né un ballo in maschera, ma una danza d'amore, accogliendo l'amore di Dio e riversandolo sugli altri, riscoprendo in Lui il nostro valore, la nostra dignità, quella di persone create a sua immagine e somiglianza, quella di figli amati che valgono il sangue di Cristo. Ora, se siamo troppo attenti a ciò che appare, la nostra vita è concentrata sulla parte superficiale, ma il meglio della vita, miei cari, non è lì, ma parte dal cuore. Infatti, alle persone di facciata si contrappongono le persone di cuore, di sostanza. Ecco perché all'opposto
ci ha offerto l'esempio della povera vedova. Il Vangelo ci dice che Gesù, sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. Attenti, è molto importante questo come. I ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Potremmo dire poco, ma ecco la splendida chiave di lettura di Gesù. In verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché tutti hanno dato parte del loro superfluo. Essa invece, nella sua povertà, ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Ecco, miei cari, ciò che sembrava il tanto dato dai ricchi, in realtà era parte del loro superfluo. Quello che sembrava poco, dato dalla vedova, era invece tutto quello che lei aveva. Questo è molto bello e apre gli spazi della mente e del cuore. In generale ci dice che noi possiamo fare tanto ma con poco amore, con poca cura, oppure fare piccole cose con un amore grande. È questo quello che fa la differenza, non quanto fai, ma quanto amore metti in ciò che fai. E questo, tra l'altro, ci chiama una certa delicatezza nei confronti degli altri, perché a volte cose che a noi sembrano da poco, che siano un'offerta, oppure una piccola rinuncia, o un atto di virtù, per quella persona invece sono molto, sono un grande sforzo, un grande atto d'amore. E ritornando al tutto donato da questa povera vedova, notiamo che proprio il suo agire ha due caratteristiche che si contrappongono all'apparenza, il nascondimento e la totalità. Per lei non conta ostentare, ma si coinvolge totalmente con Dio e con gli altri. Per lei non conta il giudizio degli altri, ma ciò che è davanti a Dio. Per questo non si accontenta delle mezze misure, ma dà tutto ciò che ha, fidandosi della provvidenza di Dio. Ora, miei cari, guardiamoci con sincerità. Quante volte ci fermiamo al superfluo? Al Signore magari diamo gli scampoli del nostro tempo. A volte il solo andare a messa è fatto con il collo tirato e l'orologio continuamente guardato. Ai poveri magari si dà giusto qualche avanzo o qualcosa a ridosso della scadenza, oppure vestiti che non usiamo più, dandoli magari ai centri caritativi fuori stagione per liberarci gli armadi. Se si danno delle offerte, ci si libera delle monetine indigeste. Per carità, è già qualcosa. A volte si è così egoisti che non riusciamo neanche a dare il superfluo. Ma l'amore vero, miei cari, chiede un passo in più. Amare è dare e darsi, non solo donare ma condividere, rinunciando anche al proprio, dare dal proprio piatto, fare a meno di un pezzo di pane preferendo il digiuno, rinunciare ad un vestito senza poterlo ricomprare, dare qualcosa che mi costa, avendo il coraggio di affidarmi anche alla provvidenza del Signore. Madre Teresa, in uno dei suoi vari interventi, disse: «Non voglio che diate del vostro superfluo, della vostra abbondanza. Voglio che diate come quel bambino che disse: per 3 giorni non mangerò zucchero. Voglio dare il mio zucchero a Madre Teresa». Quello che dovete dare è una cosa piccola, come questa. Ma è proprio questo che io voglio che sentiate, che gustiate. E tutto questo, anzitutto in casa vostra. Dovete fare della vostra casa, della vostra famiglia, un'altra Nazareth, dove regnano amore, gioia, unità. Solo allora potrete rivelare tutto questo e darlo a quanti sono attorno a voi, al vostro prossimo della porta accanto. Cari fratelli e sorelle, essere o apparire? Che la parola di questa domenica possa davvero aiutarci a non fermarci in superficie a ciò che appare, ma a scendere in profondità, cercando di amare, cercando dunque ciò che davvero vale. E in conclusione facciamo nostre le bellissime parole di San Paolo, che a tutti noi dice: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia». Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.